Signore e signori, benvenuti alla cerimonia inaugurale Blue Sea Land 2016. Blue Sea Land 2016 quest'anno, voi avete già partecipato gli anni scorsi oppure questa è la prima volta? No, l'anno scorso siamo stati qua pure presenti, e è stata una bella realtà, peccato che l'anno scorso il tempo non ha accompagnato le tre giornate di Stender. Quest'anno invece la temperatura è buona, è calda. C'è tanta gente e siamo contenti di questa realtà. Parliamo del vostro prodotto, c'è proprio un odore di vino buono. I vini che abbiamo in degustazione sono degli ottimi vini vitigni, abbiamo lo Chardonnay DOC, abbiamo un Merlot, però diciamo la nostra azienda riesce ad offrire dei vini soprattutto biologici, diciamo questo è il nostro focus, offriamo degli ottimi vini biologici e poi anche bollicine, abbiamo un ottimo 595 che è un metodo classico e considerando che l'azienda ha 7500 ettari di terreno, siamo più di 2000 soci, riusciamo ad offrire un'ampia varietà di vini adatti alle esigenze un po' di tutti i consumatori. La cantina è la Colomba Bianca, dove vi possono trovare? Allora abbiamo 5 stabilimenti sul territorio, in realtà i nostri terreni coprono 5 province, quindi è abbastanza vasto il territorio di Colomba Bianca. E allora i nostri punti vendita e i nostri stabilimenti si trovano a Mazara e poi tra i territori di Salemi, Vita. I nostri stabilimenti sono Val di Mazara, Torretta, La Vite, Vitese e l'ultimo... Siamo tanti. Sono tanti. Parliamo di questo Blue Sea Land, come sta andando questa serata? La serata è abbastanza bene, c'è molta gente in giro, e tanta gente vuole provare i nostri vini, e ci sono turisti, e persone del luogo, e siamo sì, abbastanza soddisfatti. Bene, quindi l'anno prossimo ci sarete di nuovo? Sì, certo. Beh, sì. Sicuramente. Perché la Colomba Bianca non può fallire, mai. Colomba Bianca rappresenta il territorio e quindi esserci è importante per noi, essere presenti, ci deve essere il nostro nome, è un orgoglio per noi. Va bene, allora buona serata, in bocca al lupo, noi continuiamo il nostro giro. Anche Madonie 33 qui al Blue Sea Land 2016, vediamo sul tavolo tantissime bontà, di che si tratta?
Allora, noi siamo un consorzio di cooperative sociali che ci occupiamo di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in agricoltura. Quindi il nostro progetto, appunto, che si chiama Agrietica, si propone di creare un sistema a rete in agricoltura coinvolgendo non solo le cooperative sociali ma anche enti profit. In particolare noi ci occupiamo di produzione orticola e frutticola e allevamento di bestiame come ovini, caprini e bovini. Poi passiamo alla fase della trasformazione di questi prodotti e alcuni di questi sono qui al Bluesyland come conserve, di patè di carciofi, patè di olive verdi, il nostro olio e le marmellate di arance, limoni, mandarini e confetture di fichi d'India. L'altro passaggio è quello dell'appunto della commercializzazione dei nostri prodotti, quindi diciamo che siamo all'inizio di questa nuova esperienza, perché la start-up, la cooperativa a momento agricola sociale che si occupa della produzione quindi poi commercializzazione dei prodotti ha soltanto un anno di vita, quindi ci troviamo qui e siamo soddisfatti di questa grande vetrina che appunto il Bluesyland e speriamo di poter crescere anche ed avere un'opportunità grazie anche a queste manifestazioni. Bene, parliamo appunto del Bluesyland, come stanno andando queste serate? Queste serate mi sembrano abbastanza interessanti, mi sembra che c'è tantissima gente in realtà, tantissima partecipazione, poi chiaramente c'è chi è più interessato, chi meno ai prodotti. Mi permetto di completare la presentazione fatta già dalla mia collega, commentando anche su un'altra cooperativa che fa parte di questo consorzio, che si chiama Castelbontà, che opera anche lei sul territorio di Castelbuono e che si occupa di turismo ecologico, di mobilità sostenibile, di turismo rurale, quindi abbiamo dei mezzi elettrici, biciclette elettriche, organizziamo visite didattiche per bambini per appassionarli all'arte ma in maniera molto divertente e quasi giocosa e poi organizziamo anche altri tipi di servizi turistici comunque dedicati al territorio di Castelbuono e del Parco delle Madonie, che è stupendo da vedere, quindi chi ci vede possibilmente vi invitiamo a venire a trovarci per conoscerci in toto. Anche la Loman SRL qui al Bluesyland 2016, serate ricche di cose buone, di tutto praticamente. Parliamo della tua azienda, di cosa si tratta, cosa state esponendo? Noi lavoriamo e commercializziamo principalmente mandorla siciliana e frutta secca siciliana e italiana. La nostra mandorla di punta è la mandorla di Avola, che è la famosa mandorla che viene utilizzata per i confetti e che da qualche anno a questa parte viene anche usata come nelle diete, perché è ricca di magnesio, di oli essenziali importanti come omega 3, omega 6, è un'ottima mandorla per la pasticceria e soprattutto è una mandorla che ha un guscio duro e che si può considerare biologica anche in assenza di certificazione, perché questo guscio proprio la protegge dagli attacchi di pesticidi, muffe e altro. Bluesyland, cosa ne pensa di questo Bluesyland 2016? E io la prima volta che partecipo sinceramente sto notando una grande affluenza, una discreta organizzazione e spero mi dia una possibilità in più per approdare a noi i mercati. Una start-up formata da giovanissimi imprenditori siciliani, note di Zafferano, parliamo del vostro prodotto e di come nasce l'idea di introdurvi in questo mercato. Sì, allora andavamo ancora a scuola quando ci è venuta l'idea, avevamo le terre, avevamo la passione per l'agricoltura e quindi nel nostro territorio siamo vicino ai piedi del vulcano Monte Lauro. Questo zafferano cresce selvatico, quindi abbiamo deciso da lì di iniziare a coltivarlo. Quindi magari l'anno prossimo vi ritroveremo qui? Magari sì, torneremo, anche perché qua il nostro prodotto lo apprezzano, ci sono molti curiosi che vogliono sapere dello zafferano e sono incuriositi, quindi si fermano e magari stanno iniziando a conoscere la spezia e i suoi utilizzi. Per chi vi volesse cercare, come trovarvi?
abbiamo un sito internet, una pagina Facebook in cui facciamo anche dei concorsi, quindi facciamo dei sorteggi. Quest'anno abbiamo sorteggiato 1000 bulbi, bastava mettere mi piace e condividere la pagina e riceverai i bulbi a casa. Poi abbiamo i prodotti, si trovano nelle botteghe, negozi di nicchia e poi negli eventi, diciamo, che ci facciamo in giro. L'azienda agricola Marino Maurizio qui al Blue Sea Land 2016, vediamo tanto colore, tanto profumo, parliamo di questo prodotto buonissimo. Siamo una piccola azienda familiare e facciamo olio ed erbe aromatiche. Sono tutte spezie selvatiche, noi le lavoriamo facendo l'essiccazione naturale e il nostro prodotto principale è l'olio, che ci ha dato molti premi come il Sol di Verona, New York, Trieste, ed è un olio biologico di Tonda Iblea. Blue Sea Land 2016, cosa ne pensa di questa bellissima kermesse? È una bella vetrina, siamo qui perché crediamo nei prodotti biologici e nei prodotti di eccellenza siciliana. Un prodotto nostrano, quello del miele che stiamo per vedere adesso. Allora, parliamo di questo miele, come viene prodotto, dove e cosa ne pensi di questo Blue Sea Land 2016? Allora, la mia azienda è qui a Mazara del Vallo e lavoro con l'Apis mellifera siciliana, che è una sottospecie a rischio di estinzione. Quindi cerco di salvaguardare questa sottospecie collaborando con altri apicoltori, in particolare sull'isola di Linosa, per mantenere l'impurezza genetica. Però la maggior parte delle mie produzioni sono fatte nel territorio di Mazara del Vallo, nel raggio medio di una ventina di chilometri da qui. E Blue Sea Land è una buona vetrina che mi serve a far conoscere meglio la mia etichetta e il mio prodotto anche fuori dal territorio. Non è il primo anno che partecipi al Blue Sea Land, vuol dire che il riscontro c'è, cioè, gli altri anni già sei stato pure presente. Sì, non è il primo anno che partecipo e insomma, avendo avuto riscontro negli altri anni, continuo ad essere presente.